Ciao ragazzi, questo è uno di quei comfort food che quando inizi a mangiarlo ne vuoi ancora e ancora. In generale, credo che gli involtini siano un'invenzione geniale. Questi involtini di verza sono ripieni di grano saraceno e funghi, e quello che vedete sopra è una buonissima salsa ai funghi. Questi involtini sono facili da personalizzare e se non volete usare il grano saraceno potete usare il miglio, il riso, l'avena ad esempio. Secondo me sono perfetti da mangiare sia a Natale che per qualsiasi altra occasione. Inoltre potete mangiare questi involtini di verza anche il giorno dopo, sono molto buoni anche riscaldati. Ora direi basta con le chiacchiere e passiamo subito alla ricetta. Come prima cosa ci serve una verza e di preciso 16-18 foglie. Una volta che ho selezionato le foglie, vado a sbollentarle per circa 5-7 minuti in acqua salata. Come aromi si può aggiungere una foglia di alloro fresco e uno spicchio d'aglio. Inizialmente le foglie potrebbero galleggiare, ma poi pian pianino vedrete che andranno giù. Dopo 5 minuti valuto la consistenza delle foglie e se sono pronte le trasferisco in acqua fredda. A questo punto posso cuocere il mio cereale. Io scelgo il grano saraceno e di preciso prendo 180 grammi. Per velocizzare la cottura vado a cuocerlo in pentola a pressione. Uso l'acqua di cottura delle foglie di verza che tra l'altro è ancora calda. Mentre il grano saraceno si sta cuocendo, vado a soffriggere mezza cipolla. Una volta che la cipolla diventa dorata, vado ad aggiungere una tazza di funghi cotti. Non serve cuocerli ulteriormente, basta mescolarli alla cipolla. Divido i funghi in due parti, una parte va mescolata al grano saraceno e l'altra metà verrà sfruttata per la salsa. Per dare un tocco di croccantezza aggiungo una manciata di noci pecan. A questo punto prendo le foglie cotte e raffreddate e tolgo solo un pezzettino della parte finale. Dovete tagliare circa 4-5 cm. Togliendo la parte più dura, la foglia si chiuderà molto meglio. Ora per ogni foglia metto circa un cucchiaio abbondante di ripieno. Mi raccomando, prima di mettere il ripieno nelle foglie e prima di chiuderle, assaggiate il grano saraceno e aggiustatelo di sale e spezie se necessario. Man mano che formate gli involtini, trasferiteli uno alla volta in un recipiente che può andare in forno con un po' di olio d'oliva. E guardate un po' che belli che sono. Con queste dosi a me vengono fuori circa 16 involtini, ma può dipendere un po' dalla grandezza delle foglie e anche da quanto ripieno ci mettete. Ora vado a fare anche una semplicissima salsa ai funghi. Aggiungo nel frullatore la metà dei funghi che avevo lasciato da parte. Ora aggiungo 200 ml di panna vegetale senza zuccheri, un po' di sale e pepe e poi frullo semplicemente il tutto. Aiutandomi con un cucchiaio, metto la salsa su tutti gli involtini. E una volta finito di mettere la salsa, se volete potete cuocere gli involtini così come sono, altrimenti potete aggiungere anche un po' di formaggio vegano. A questo punto potete cuocere i vostri involtini a 180 gradi centigradi nel forno statico preriscaldato per 25-30 minuti o fino alla doratura desiderata. Lasciatemi un commento se provate questa ricetta o se avete qualche domanda e mi raccomando, se non sapete cosa mettere come centrotavola per la vostra tavolata natalizia, vi consiglio di guardare questo video. Grazie per la vostra attenzione e alla prossima ricetta veggie!